I pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. Il più grande bar d'Italia ha perso uno dei suoi principali e mitici personaggi. Mancherai a tutti e Parenzo non sarà più lo stesso. Ciao Gianluca. Ciao. Riposa in pace Gianluca Buonanno. Un guitto di talento ci mancherai. Ciao Gianluca, buon viaggio, ci mancherai. Ciao Leone. Non l'ho mai sopportato. L'ho sempre ritenuto un idiota per le sue stronzate che ha fatto. Eppure non riesco a non essere dispiaciuto. Ha rovinato anche le lezioni. Buon anno a Dio. Insegna agli angeli come insultare Parenzo. Allora, non è solo la morte di Buonanno, ma anche il fatto che a me questa storia delle elezioni, i commenti sulle elezioni a poche ore dalla chiusura dei seggi già mi hanno rotto i coglioni. Devo dirti la verità, caro David. Male, mi hanno già scorretto. Ma che politicamente corretto. Ma paese, radicali, dovevi dare radicali. Vabbè, italiani. Comunque, ragazzi, io vedete come sono, no? Io ho votato Parisi a Milano, ma avrei votato Giachetti a Roma. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Poi faremo le nostre dichiarazioni di voto. Al momento del ballottaggio al voto anch'io e in circoscrizione ho votato radicali. Vabbè, non italiani, me ne frega un cazzo adesso. Radicali. Perché io voglio allora, il Falun Gong. Aspetta. Voglio il Falun Gong. Non ce l'ho per i coglioni alle 18:37 con i Falun Gong. Dai, su. Sono successe tante cose. È morto Gianluca, dai. No, lo so, certo. Allora, io devo attribuire il premio di coglione del giorno. Di coglione di queste ore. E due premi speciali sulla morte di Gianluca Buonanno. Il primo va a un professore di Padova, sì, uno sconosciuto professore di Padova, però pur sempre professore oggi, all'Università di Padova, che si chiama Vincenzo Romania. Voglio dire nome e cognome e scandirlo bene. Sconosciuto, ma da questo momento conosciuto. Avete il dovere di rompergli i coglioni in qualsiasi modo. Un tale Vincenzo Romania, il quale ha postato muore Buonanno, finalmente una buona notizia. Vabbè, che coglione. Un altro personaggio incredibile è un tizio di Sel, locale di milanese, non so di quale paese, credo Cinisello Balsamo, un esponente di Sel, tra l'altro pure quello è di Sel, del partito di Vendola. Vabbè, questo non vuol dire che Buonanno aveva ribattezzato Sodomia e Libertà, peraltro, Un tale Alberto Amariti, consigliere comunale, il quale ha detto: chi di Pedemontana ferisce, di Pedemontana perisce. Ovviamente si ha tutto il diritto di esultare per la morte di qualcuno, per carità. Io non come io penso che quelli che esultano sono dei coglioni, penso che però si ha il diritto di essere contenti della morte di qualcuno. C'è tanta gente, leggo sul web, che è contenta della morte di uno che io non so se posso considerare un mio amico, con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada, pur nella distanza di certe posizioni, perché io certamente non ero per tutte le posizioni di Buonanno. Voglio dire qui che molte delle cose che Gianluca si inventava, mi chiamava prima, qualche ora prima, e me le raccontava. E ogni tanto facevamo insieme qualche piccolo ritocchino. Guarda, dovresti fare così, secondo me, forse... E ridevamo insieme prima che le facesse. Mi ricordo quella cosa della spigola. Anzi, quando eri il suo ghostwriter praticamente. No, non esagerare come al solito. Cioè, io esagero. No, lui mi chiamava, non sempre. Mi chiamava e dice: senti, ma che ne dici se faccio questa cosa? Che succede? Ghostwriter. Io dico: no, vai, può succedere un casino. Cioè, mi ricordo quando si dipinse la faccia tutta nera. Quella è una cosa che concordammo quasi insieme. La faccia dipinta di nero. Vabbè, ma non è simpatico, però questo. Stupendo. Da dire. Ma no, perché? Ma non è che io ero. Era lui che se l'inventava sempre. Io davo ogni tanto un tocco finale. Un tocco finale, una pennellata finale. Come sentite, lo ricordo ancora come se fosse vivo, perché io le persone le voglio ricordare così, come voglio ricordare gli epici scontri con la persona che è in collegamento da Roma, cioè dire David Parenzo, che diciamo la verità, lo possiamo dire, caro David, è fatto tutto in maniera semplice, naturale, spontanea, non c'era nulla di costruito in queste cose qui, niente, perché arrivava qui e scoppiava una battaglia,
succedeva sempre qualcosa di diverso. Non c'era niente di costruito, niente di artefatto. Cioè, sapevamo che poteva finire a bordello, ma non era detto. No, qualche quello volta sicuro, non... ma le nostre litigate erano assolutamente vere in questo. Cioè, io mi incazzavo e mi incazzerei ancora oggi, tranquillamente. Per un tweet che però ho scritto ieri, mi hanno massacrato. Ma lascia, beh, poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Parliamone, perché il vabbè, ma chi se ne frega? No, perché il mio giudizio su Buonanno non è che cambia oggi, lo so, perché però, molti mi hanno scritto: sei un ipocrita perché hai scritto condoglianze. Perché sarei un ipocrita? Andate a fare in culo. Io ho scritto: sentite con condoglianza la famiglia. No, te lo leggo: per la tragica scomparsa di Buonanno. Tutto ci divideva, ma mi mancherà. Abbracci sinceri alla famiglia. Allora, io non sono un ipocrita. Le idee di Buonanno erano idee folli, idee pazzesche, idee incredibili, alle volte idee violente. Idee violente. Questo non è che io torno indietro perché una persona è morta. Però tu dici: quando è morto, gli fai le condoglianze alla famiglia. Sì, appunto. Perché non era non era uno che ha ucciso delle persone. Gli scontri... no, perché io, siccome io sono lo stesso che ha gioito, vabbè, lo parliamo dopo. Che ha gioito per che cosa? No, quando morì, io mi ricordo, perché quando morì Priebke, ad esempio, c'era la polemica sui funerali di Priebke, io dissi quella cosa che posso anche qui ripeterti, no? Che per che me non doveva essere... eri contento della morte di Priebke? Assolutamente. Vabbè, ma tra Priebke e Buonanno c'è una differenza. Sto comunque, dicendo, ragazzi, esattamente questo. Fermi tutti. Sto dicendo esattamente che c'è gli una differenza. Gli scontri di Parenzo con Buonanno sono diventati anche un cult nella storia, diciamo, della radio. Cult, diciamo, adesso sì, molto di più. Assolutamente. E portando e Buonanno, no, cioè, adesso sono, scusami, sono le tigri ora, gli elefanti e i pagliacci dopo. Se e tu usi una il caso secca. Tortosa, una merda, piacere Parenzo, parli, e tu usi solo tutto. Il caso l'unico Tortosa per fare politica. Ti ecco, allora, cagare, ancora quella stupida, ancora io, ti devi vergognare, ti devi vergognare perché usi politicamente il caso Tortosa in un campo di concentramento. Sei semplicemente stronzo, detto con un'unica parola, allora, un coglione. C'entra. Sei un coglione! Ecco qua, te lo dico con amore. Con amore. La checca. Coglione. Lo spelling ti faccio. Coglione. Ma perché? Io non ho capito perché adesso questi insulti a Buonanno. Spiegami. Ma perché usa? Perché no, intanto mi ha insultato per prima lui. Adesso ma non che ti ha detto? Che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Ha detto il clown. L'onorevole, il clown. Vabbè, ma il è clown. Dall'inizio che dici clown, va bene, ci sta. Ridiamo. Clown, intanto è intervenuto quando c'era il numero delle scimmie. Il clown arrivano dopo. Ho ricordato al clown che Tortosa ma vergognati Parenzo, sei di quello talmente che dici. Vergognoso, sei un comunista di merda. A differenza di Tortosa, sei fortunato perché io non ti querello, sei fortunato video. E anche l'immunità. A differenza di Tortosa, che ha la dignità e chiede scusa, ma che c'entra? Tu sei uno sciacallo perché fai politica sulle spalle di Tortosa. Tutto detto, perché è un comunista, no? Però lui non vuole il manganello, ma vuole i gulag. Ma vai nei gulag, no? Voi ma state facendo un pogrom culturale sulla vicenda dei rom. Un pogrom culturale. Ma Parenzo, io vorrei che tu andassi su quello che arrivano i clandestini, no? Sì. Ti metto tu, metto te e metti gli zingari e li rimandiamo da dove partono. Che bello, saltata la grammatica. Scusami, posso assicurarti che invece un mondo senza Buonanno sarebbe un mondo senza il circo, quindi che meno mi divertente. Parenzo, tu invece fai le trasmissioni ma infatti chiudono, è pieno, ma infatti è pieno di idioti. Perché sei un coglione. Ma la democrazia prevede l'idiota, infatti. Guarda un po'. La democrazia prevede anche che anche l'idiota vada al potere. Caso plastico di cui stiamo parlando, capito? Allora, oggi ci è arrivato un messaggio a un certo punto sulla vicenda di Buonanno, Parenzo, che recitava in questo modo, merda fino alla fine, il mondo è un posto migliore oggi, il mondo è un posto migliore oggi. A questo messaggio era legato un numero, voglio capire se questo signore, che non so come si chiama ma non mi interessa perché in realtà... questo concetto, questa idea che il mondo oggi è un posto migliore per la morte di una persona è condivisa da un po' di persone, è condivisa da un po' di gente, anche persone che lavorano nel mondo dei media, mi segnalano un giornalista, uno che lavora a Radio Popolare. Indagheremo. Vedremo. Comunque, ripeto, merda fino alla fine, il mondo è un posto migliore oggi. Verifichiamo se questo signore la pensa veramente così.
Pronto? Il mondo è un posto migliore oggi? Beh, sicuramente. Come mai? Beh, se n'è andato via quel pezzo di merda, quindi. Sì? Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Perché comunque è andato via un personaggio che era un deleterio, un fascista, un razzista, uno xenofobo. Sì. Un uomo che negava i diritti delle minoranze, dei diversi. C'è un uomo che seminava odio. Ce lo siamo tolto dalle palle, sono contento. Resta che secondo me. Non mi nascondo, io, è quello che penso, cioè non ho paura di dirlo. L'odio è odio, sì, sarà odio, fa niente. Tu sei contento che Buonanno è morto? Sì, esatto. Ma perché? È come se fosse morto Kripke, è come se fosse morto un nazista qualsiasi, sono contento, io stappo una bottiglia quando muoio un nazista. Tu puoi pensarla come vuoi e hai anche il coraggio di dirlo, resta che secondo me sei un imbecille. Vabbè, sai, tu sarai imbecille perché lo ospitavi e gli facevi dire tutta quella serie di stronzate che regolarmente mandavi in onda e tu pensi di me che io lo sia, fa niente. No, ma io penso che tu sei un imbecille non per quello che pensi di Buonanno, ma perché il paragone che fai tra un nazista come Priebke, che ha contribuito a uccidere un sacco di gente, e Buonanno è semplicemente ridicolo. Cioè, semplicemente perché Buonanno non è vissuto nel 1934. Perché sennò cosa sarebbe? Sennò sarebbe stato esattamente un carnefice, esattamente come quelli che lui evocava. È il verbo del nazismo. È il verbo del nazismo che si nasconde sotto una camicia pulita e una cravatta, d'accordo? Se tu non la pensi così, è un problema tuo. Io non la penso così. È un problema mio, mi vuoi dare dell'imbecille? Bene, abbiamo un nazista di meno, sti cazzi che mi dici che sono imbecille. Ma tranquillo. Sono imbecille e sono contento, d'accordo? No, ma per carità, ma ognuno può essere imbecille e contento, va benissimo, per carità. Perfetto, sì, ma esultare speriamo che domani ne muoia un altro, va bene? Per esempio, chi è che ti piacerebbe che morisse? Ah, Borghezio, per esempio. Borghezio, bene. Cioè, ti auguri anche la morte di Borghezio. Cioè. Sì, sì, assolutamente. Marione, stai attento, toccate un po' le palle. Se ce l'ha, non ce l'ha più, non ti preoccupare, non ce l'ha mai avute, come tutti i leghisti, non ce l'hanno. Sono delle palle secche, palle mosce. Mandali nelle ballie a Parigi a fare i leghisti, mandaceli. Ma che c'entra adesso? Non c'entra nulla questo. Comunque, ti auguri anche la morte di Salvini, mi sembra, no? Assolutamente sì. Cioè, se Salvini crepa, sei contento? Sì, grazie. Odio per odio, va bene? Pace e bene. Hanno seminato odio? Sti cazzi. Ma hanno seminato odio chi esprimeva delle idee in un certo modo? No, qual è? No, qual è l'odio? No, non dov'è? Era seminare gratuitamente ma dell'odio. Ma quando mai? Ma era che seminare gratuitamente dell'odio. Ma l'odio è un'altra roba, dai, no, erano delle idee. L'odio invece è la spettacolarizzazione idiota del male. Se uno non vuole gli immigrati in Italia o comunque se ne vuole di meno e lo esprime attraverso un qualcosa che spesso è cabarettistico. Lo deve esprimere civilmente. Ma non questo chi lo metodi, dice? Non qual con è il metodo? Qual è il metodo? Che lo dici tu? Qual è il metodo con cui deve esprimerli? Il metodo non è quello del filo, di evocare il filo spinato, di presentarsi con le pistole, i metodi da troglodita che devono fare leva sulla pancia della gente. Ma esistono, come lui. Esistono anche. Ragazzi, ce lo siamo tolto dalle palle. Esistono anche esiste anche la libertà di gioire, capito? Quando, per carità, quando muore, infatti, lo strozzino al quale prestavi i soldi, sei contento? Sì, adesso è morto un nazista, va bene? È morto. Un nazista, tu confondi i periodi, le epoche, l'importanza delle persone. Sì, è morto un nazista, e poi è morto uno innanzitutto che aveva due figli. No, è morto un nazista, è morto un fascista, è morto tu, uno a te che cazzo ti frega dei figli, che stava col movimento sociale, che faceva la sua campagna elettorale becera sui rom, pensava che i campi rom andassero eliminati, allora? Beh, evidentemente pensava ad altro mentre guidava. Mi dispiace per te, certo, ma non c'avrai il buffone di corte lì da invitare per fare. Che cazzo c'entra il buffone di corte? Allora, amico mio, io sono dispiaciuto per la persona, non perché non può venire più la zanzara, capito? Non hai capito. Non hai capito proprio un cazzo. Io sarei dispiaciuto di tutti, tranne con chi. Tranne ovviamente di alcune persone. Un pedofilo, se muore, un pedofilo. Posso essere onesto con me. Ma tu sei onesto, infatti. Sei onesto. Sono contento che si è tolto dalle palle, ma che ci posso fare? Esprimi odio anche. Cioè, tu esprimi lo stesso odio che attribuisci a Buonanno. Probabilmente sì. Vabbè, ciao, a presto, ciao. 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 Allora andiamo a Imperia, Pierluigi, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Vabbè, sì, sostanzialmente sono stato anticipato di netto, non con argomentazioni così calde come l'ascoltatore romano. Però chi era Buonanno, Cruciani? Adesso tu ieri, tra virgolette, amico, ma chi era Buonanno? Un razzista. Uno che
mi sembra che abbia detto in trasmissione. Ma quale razzista, viene... ragazzi, veramente il razzismo è una cosa diversa, cioè è una cosa completamente diversa il razzista. Che uno che non vuole un cazzo se un barcone affondava con dentro ma bambini. Non l'ha detto peggio questo per dai. Loro ti diceva dai su, ma non è così dai. Era un razzista ripugnante, a voi razzisti ripugnanti, vai in America, va, vai in America. Dai. No, guarda, io ma in America c'è, perché in America io direi che Trump è un silenzio di Parenzo che ma poi non ho capito, ma mettiamo che sia come dici tu, come dice anche Parenzo, o come dice anche Parenzo che è un razzista, l'ha detto più volte. Non vorrei che venisse equivocato. Sì, ma stai zitto un attimo, aspetta un attimo, Pierluigi, scusate, ma mettiamo che hai ragione tu, hai ragione Parenzo, era razzista, perché Parenzo l'ha detto più volte. Allora stai calmo. Invece di bestemmiare, dai, forza. Allora, imbecille, questo qui, ma come si permette? Allora, ma io non parlo più con chi bestemmia, arrivederci, non me ne frega. Tu dici che questo professore che ha scritto questo tweet da no, ma lascia perdere, anche è un razzista. Allora? Allora? E allora che i razzisti, non ho capito, anche se uno professa, il razzismo, mettiamo che sia come dite voi, che uno professa il razzismo, non ha diritto a uno di meno, tu ragioni così, uno di meno, eliminare le persone. Io penso, eliminare. Comunque, mi ha rotto i coglioni per la cosa che hai detto prima, ciao. Roberto da Padova. No, io con quello che bestemmia non parlo. Infatti l'ho eliminato, Roberto Padova, dai. Pronto? Sì, vabbè, gli è scappato, dai, Roberto Padova, dai. Sì, io volevo fare una considerazione, perché lavoro in autostrada, quindi spesso mi trovo a lavorare in emergenza con la stradale, e volevo dire che sono assolutamente dispiaciuto della morte di Buonanno, e, pur non essendo d'accordo con nulla di quello che faceva politicamente. Però, come era uno sconsiderato in politica, può essere che sia stato anche sconsiderato in automobile. Questa è una stupidaggine. Escludiamo il fatto questa che è una stupidaggine, bella e buona. Ma allora? Prima allora? Di cantarsi. Ma questa è una stupidaggine. Ma lui è morto tamponando un'auto in emergenza ferma. Ma che stupidaggine. Ma cosa c'entra? Ma non c'entra niente. E è allora? Una stupidaggine. Allora? Sta dicendo una stupidaggine. Sta ballando sul cadavere. Ma sta dicendo una stupidaggine. Aspetta un attimo, ragazzi. Torniamo dopo, Roberto. Adesso me lo spieghi meglio sta cosa. Torniamo dopo. Ma non potete iniziare alle 18? Che c'è già gran voglia di zanzara. Con Dali Monte e con altri professori, cioè, eliminando completamente il ballottaggio a Roma. Allora, totalmente. Un signore che si chiama Carlo Pallavicini, mi segnalano essere un consigliere comunale a Piacenza. Che ha scritto a proposito della morte di Buonanno: quando muore una merda che semina odio, le persone per bene sono felici. Consigliere comunale a Piacenza. Un bel signore, silenzio. Carlo Pallavicini. Non fu mai scritto. Ma che c'entra questo? Noi non dobbiamo stare zitti di fronte a queste cose. No, a me non me ne frega nulla. Dico a questo qua, un bel silenzio non fu mai scritto. E vabbè, questo, ma dico questo qua invece vuole parlare, vuole dire la sua. Carlo Pallavicini. Però. Luigi da Pisa, vai. Sì, buonasera. Dimmi io Luigi. Vengo spesso per dire cose. Non ero mai d'accordo con Buonanno, forse l'1%. E probabilmente sono del sud, però tutta sta gente, che specialmente quello chissà come mai di estrema sinistra, che riescono a gioire della morte di Buonanno, non li capisco, perché se dovessero gioire per tutte le stronzate che dicono quelli di sinistra, saremmo a gioire tutti i giorni. Fermo. Chi l'è che schi? Chi l'è che schi? Oggi si parla solo milanese. Chi l'è che schi? Vabbè, allora Luigi, non ho capito. Ho ripetuto che se uno dovesse gioire per tutte le stupidaggini che dicono anche quelli di sinistra, staremmo a gioire tutti i giorni. Vabbè. Però, dunque, questo... che vuoi dire? Non ho capito. Voglio dire che secondo me non si deve mai gioire sulla morte di una persona. Mai. Va bene, Alessandro Berlino, vai. Sì, ciao, Luciano. Ragazzi, però voce su, ragazzi, dai, forza, Alessandro, sì. Dimmi. Telefono, perché volevo chiedere umilmente scusa al dottor Parenzo, perché l'avevo chiamato. Non si sente niente, Enrico da Padova, dai. Vuole chiedere scusa, questo è bene. No, è dopo, Enrico Padova, vai. Allora, volevo ricordare un episodio di 6 anni fa, sì. Commemorazione di Sergio Ramelli. E allora? Sappiamo tutti chi era. No, non sappiamo. Beh, la gente sì, non lo io sa. Lo so, ma io lo so, la gente un lo ragazzo sa. Di 17 vabbè, anni. Ucciso negli anni 80. Negli anni 70 dall'Avanguardia Operaia. Vabbè, sì. Allora Enrico, non ce ne frega niente però adesso, vai. No, un momento. Arriviamo dunque. Dai. Manifestazione dell'estrema destra, sì. Arrivano i centri sociali guidati da Luciano Mühlbauer, sì. Consigliere regionale di Fondazione Comunista, che si mise a cantare uccidere fascisti
non è un reato. Questo quanti anni fa? 2010, va benissimo, caso abbastanza, uguale. Va bene, dopo? Vero? Devi aggiungere qualcosa? No, niente, Paco, no, Belluno, vai, Paco da Belluno. Tu sei falso come un biglietto di un euro, cazzo. Non ho capito, scusa, non ho capito. Sei falso come un biglietto di un euro. Perché? Sei che succede? Falso. No, perché no? Perché allora, tu, intanto invita sempre questa cazzo di fascisti, no? Che arrivano. Uno, dicono su tutto sui stranieri. Sul musulmani, se la aspetta, ricordo, aspetta, che stai fermo, che stai in viva voce, che c'hai? No, no, non sono in viva voce, così, non sono in viva Vabbè, voce. Ma no. Che vuoi, Paco? Dimmi che vuoi. No, 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 ma perché hai rotto i coglioni? Perché tu non puoi dire a uno che è un imbecile. Ma a me mi dice che sono un imbecille, ti manda a fanculo tre volte. E vabbè, ma allora. Perché questi razzisti di merda, sì, che vanno all'inferno, che cazzo se ne frega questi qua? Devono pensare prima, ma tu, quando le dai voce? Ma tu, cioè, non ho capito, anzi, dunque tu sei contento che è morto Buonanno? Ma tu litiga, ma lascia, ma perdere, tu sai... lascia perdere Cruciale, tu sei contento che è morto Buonanno? Ma non è il fatto di essere contento. Dillo, è, dillo. No, ma no, ma non è. Ma io sono musulmano, non dovrei mai essere contento. Se hai detto deve andare all'inferno, hai detto deve andare all'inferno. Uno di genere, ho detto. Sì, si muore, vabbè, allora. Va all'inferno. Non è la stessa cosa che augurare la morte a una persona. No, beh, ho capito, ma è uguale. Cosa. Se uno dice deve andare all'inferno, no. No, ma no, allora non hai capito niente. Senti, no. Ma non rompermi i coglioni, vai, ciao. Giuseppe Cruciani, l'incubo. Io penso di avere un cuore e, sì, un e cuore. Una testa, quindi mi è venuto, non mi vergogno mica a dirlo, cioè se l'ho fatto è perché mi è venuto, devo dirti. No, ma che ne so, ma beh, penso che affronti tutte le pagliacciate di cui sei stato e sei protagonista, è chiaro che anche questa è sembrata una cosa a favore di telecamera, ecco. Se tu avessi davanti a te i responsabili di quella strage, che cosa faresti? I responsabili della strage di scapperebbe a gambe levate perché è un codardo. Ma perché un perché vedi, sì, ma perché vedi, sono tutti i guerriglieri. Tu sei proprio un pervertito politico. Sono i guerriglieri conigli questi. Sono guerriglieri conigli. Questi sono guerriglieri conigli questi. Ti sta dando del coniglio, eh? No, guerriglieri conigli. Vabbè, ma che me ne fotte di quello che dice Parenzi. Però cioè questo è, personaggio putrido che è un eurodeputato sta putrido, politicamente putrido, sta mettendo in discussione decenni di stato di diritto che l'Europa difende e ha conquistato. Questo personaggio infimo sta mettendo in discussione una storia millenaria di diritti, di processi, di giusti processi. Questo poveretto, che gioca e specula su quei morti di Bruxelles. Altro che le lacrime da coccodrillo, quelle lacrime del cazzo da coccodrillo che va a piangere in televisione e poi mette in discussione i valori dell'Occidente. Noi occidentali siamo meglio proprio per questo. Parenzo, non per Buonanno. Anche Buonanno può andare in Parlamento da noi. Pensa quanto siamo migliori degli altri. Massimo anche Pini, un coglione può essere eletto in Parlamento. Se non ti è bastato Massimo Pini, ci penso anch'io. Sì, Massimo Fini che la pensa all'opposto. Guarda, tuo. Pensa per aria uno dei tuoi parenti. Ma cosa c'entra, cretino? Ma che razza di paragone è? Ma che razza di paragone è? Ma tu saresti un politico, ma tu sei un miserabile. E allora bisogna giustiziare i terroristi islamici. Cioè tu devi avere il coraggio. Ma sì, ma giustiziamoli se è il caso, giustiziamoli pure. Ma che viviamo in un continente, per fortuna, viviamo in una parte di mondo che le stronzate di Buonanno non sono iscritte in nessun paese, per fortuna. Questo è il punto. Per fortuna siamo ancora civili, nonostante Buonanno, per fortuna. Quelli che sono stati mutilati. Vai a raccontarlo quelli che sono stati mutilati. Ma che vuol dire? Ma questo è un politico. Allora, a me non piace la Lega, non mi era simpatico Buonanno, ma vorrei fare un ultimo saluto a quello che è stato un grande, eccentrico, strampalato protagonista della Zanzara. Ciao Gianluca. Cazzo, ragazzi, è morto Buonanno. Merda. Ovviamente Buonanno direi di nominarlo Zanzariano ad honorem a vita, poco mi senatori a vita. Zanzariano a vita. Gianluca Buonanno nei nostri cuori. Gianluca è vivo e lotta insieme a noi. Allora ragazzi,
si viene ad apprendere, caro Parenzo. Fa impressione, però, effettivamente, beh, sentire la sua voce. Una grande impressione. Le battaglie che facevate voi, sempre sulle. Sempre sulle idee, sempre sulle idee. Dunque, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Allora, si viene ad apprendere che negli Stati Uniti il 61% ma vaffanculo. Il 61% degli americani, ammette, non lascia perdere Trump, lascialo lì buono. Okay. Il 61% degli americani fa la pipì sotto la doccia. Questo è fondamentale. Uomo di delle caverne, ma dai, Antonio da Verbania, anzi no, c'era Paco, c'era Paco, Paco da Belluno. Paolo, dimmi Paco, che c'è, che c'è? Pronto? Paco, che sta facendo? Paco è un nome rivoluzionario. Signor Paco, Paco, no, Paco lo sai chi è, secondo me, quello che tempo fa chiamò e raccontando delle sue avventure erotiche. Anche. C'è le italiane che vogliono provare il nero, eccetera, eccetera. Ho capito. Paco? Sta facendo qualcosa, Paco. Quello che aveva messo incinta una, eccetera. Paco? Paco? Che sta facendo Paco? Comunque Paco è un uomo rivoluzionario. No, ma è quello che ha detto, no, il senegalese. Là. Con chi sta? Paco? Con chi sta? Che sta facendo? Paco? Vabbè, sono fatti i suoi. Sta trombando? Che sta facendo? Sento una voce, no, di donna. È 19.44, figurati. Pronto? Paco? Non si può fugare così. Vabbè, Michele da Como, dai, ma è lui che ha chiamato. Michele da Como, dai, Michele. Michele, dimmi. Ma come fai, Giuseppe? Ma come fai a dire che questo non era un coglione? Chi? Ha tamponato una persona. Ma Bonanni ha tamponato una persona in corsia d'emergenza. Ma ho capito, ma adesso perché devi dare del coglione? Perché devi dare del. Perché come era coglione in vita si è dimostrato anche nell'ultimo momento. Scusa, come si fa a tamponare uno nella corsia d'emergenza? Questi sono i politici italiani. Ma non dire cazzate, Michele, che cazzo c'è? Ma sei veramente un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Ma sei veramente un coglione. Ma che c'entra? Scusa. Ma pare che abbia avuto un malore. Pare che abbia avuto un malore. Imbecille, cretino. Imbecille, pare che abbia avuto un malore in macchina. Ma sei un poveraccio, dai, su, pare che abbia avuto un malore, sei veramente un poveraccio. Pare che abbia avuto un malore. Ma come fai a tamponare con un malore in macchina? Si è ammazzato lui e stava ammazzando un'altra persona. Come faceva? Ma non ho capito. Allora, secondo te che questo è stupido. Non ho capito. Ma che cosa vuoi dire con questa cosa qua? Non è stupido. Che cosa vuoi dire? I politici si sentono onnipotenti, si mettono sulla strada e si mettono in corsia. Ma cosa c'entrano i politici? Devono scappare, loro hanno cose importanti da fare. Ma non dire stronzate, andate. Ma se lo fa un comune cittadino? Se lo fa un comune cittadino, cosa? Cosa? Che è morto? È morto perché forse ha avuto un malore, è andato a sbattere nella corsia d'emergenza contro una macchina parcheggiata lì. Imbecille! Imbecille! Guarda il caso, nella corsia d'emergenza questo è andato a tamponare. Ma che c'entra? Ma che cosa hai pensato? Cosa vuol dire? Pensato, non usare il termine pensato. Avete l'amicizia e quindi la volete giustificare, ma in effetti lo sapete anche voi. Ma che cosa devo giustificare? Hanno l'arroganza, la ma era in autostrada, cretino, in autostrada, imbecille. Appunto per questo, in autostrada che stava facendo nella corsia d'emergenza? Ma non ho capito, cosa faceva? È andato a finire lì nella corsia. E se ci stavi tu con tua moglie nella corsia d'emergenza? Ma che c'entra? Non ho capito. Ma cosa vuol Michele? Dire? Ma cosa è una vuol tragedia, dire? Ragazzi, ma che significa? Ma roba incredibile, guarda. Io non ho capito. Anche sulla tragedia arrivano quelli che ci spiegano la dinamica. Ma poi non ha capito niente, perché la corsia d'emergenza non significa che è andato a finire lì perché ha avuto un malore. Non ha capito niente, Michele. Non è che perché andava. Allora l'autostrada era libera. Voi avete il quadro della situazione. L'autostrada era libera. Lui ha Senti, non cercare adesso, non cercare adesso no, di fare. No, stai cercando tu di giustificarlo. Ma giustificare cosa se è morto dopo un incidente stradale? Che devo giustificare che cosa, imbecille? Che devi ma dire? Che c'hai in testa? Che cosa hai in testa? Le pigne? Ti sei dimostrato coglione nell'ultimo momento, che ha tamponato una macchina nella corsia d'emergenza. Ma capisci che non lo fai a 10 all'ora, un incidente mortale. Ma certo, infatti in autostrada non poteva andare a 10 all'ora, Michele, mi pare normale. Infatti. Ma che c'hai in testa? Che c'hai in testa? Le pigne? Che cosa hai in testa? Le pigne? Che cosa hai? La sabbia? La sabbia? Cosa hai in testa? Ce l'hai tu la sabbia in testa perché stai cercando di arrampicarti. Imbecille, cretino! Questa è l'arroganza della politica italiana che dimostra queste cose. Ma cosa c'entra l'arroganza della politica italiana in questo caso? Non c'entra nulla l'arroganza della politica italiana in questo caso. Nulla, nulla. Paco, vattene. Paco. C'entra Cruciani, l'arroganza c'entra con la politica, perché guarda loro devono dare il buon esempio. Ma cazzo, cosa c'entra che questo è morto? C'entra, perché quella gente arrogante là,
Sì, lì ci c'era qualcosa, ma perché non hai tirato fuori registrazione quando Bonanno, diceva che la gente che è morto in mare, nelle barche là, che c'è peggio per loro. Ma a parte che non l'ha detta così, non ha detto così. Che sia lui, quelle erano posizioni politiche, espresse alla sua maniera. Cazzo, la mia posizione è questo: uno di genere che muore, che va all'inferno, cazzo, che va all'inferno. E beh, vai all'inferno tu, vai all'inferno tu, vai all'inferno tu, Paco, vai all'inferno tu, vai. Matteo Salvini con noi, buonasera. Chi era il poveretto che parlava di inferno e non si ferma neanche di fronte alla morte di un padre e di due figli? No, un idiota, squallido, guarda. Guarda, ci sono oggi purtroppo delle persone, compreso un professore universitario, poi uno ha anche il diritto di esultare o di essere contento di fronte alla morte, non me ne frega niente a me, poi dipende dai ruoli che hai naturalmente, no? Uno può essere anche contento dentro di sé della morte di qualcuno. Il diritto a essere cattivi mi pare una cosa veramente. Ma c'è questo, io ammetto tutto, veramente ovviamente squallido. Queste persone per me sono degli imbecilli. C'è un professore universitario di Padova che ha pubblicato la foto di Bonanno, ha detto: buona notizia, oggi è un bel giorno perché è morto Bonanno. Professore universitario a Padova, ma anche perché questi insultano i parenti, cioè lui purtroppo non c'è, quindi non sappiamo se può sentire o vedere. C'è un consigliere comunale di Piacenza, mi hanno segnalato, adesso io sto raccogliendo tutto, ma non solo per il rapporto che io avevo con Bonanno, anche l'avrei fatto comunque, un tale Carlo Pallavicini, consigliere comunale di Piacenza di Fondazione Comunista, che ha scritto: quando muore una merda che semina odio, le persone per bene sono felici. Questo ha scritto consigliere comunale a Piacenza. Si dovrebbe dimettere il consigliere comunale, si dovrebbe dimettere il professore universitario. Uno può pensare le peggio cose, ma se rappresenti dei cittadini e se dovresti educare al futuro degli studenti e scrivi delle robe del genere, sei un verme. Tu come consideri tutti quelli che dicono Bonanno ne diceva di tutti i colori, diciamo, in vita, e abbiamo il diritto di dire che lo odiamo e di essere anche contenti della sua morte? No, mi fanno pena quelli che esultano alla morte di qualcuno, mi fanno pena. La politica deve arrivare fino a un certo punto, poi c'è il rispetto per la persona, per i figli, per la mamma, per la moglie, quindi non è politica quella, è idiozia. Io guarda, ieri ho ringraziato Renzi piuttosto che Di Battista. Ma ti ha chiamato Renzi per questa roba? Sì. Ti ha chiamato personalmente? Da cui mi divide il mondo, però ho apprezzato la sua telefonata, ho apprezzato l'SMS di Alessandro Di Battista, tanti altri messaggi. Un conto è la visione del mondo diversa. Sì. Un conto è il rispetto nei confronti di un padre di famiglia che poteva piacere o non piacere, che è stato un grande sindaco, che ha detto ai suoi concittadini. Ma è stato rieletto più volte, dunque sicuramente qualcosa di buono aveva fatto. Ma al di là di questo, a me come al solito non piacciono la santificazione delle persone, non piace. Dunque uno ha anche il diritto di esprimere odio, purché poi abbia il coraggio di manifestarlo e di non fare il coniglio, naturalmente. Cioè uno può anche odiare e può pensare che la morte di Bonanno sia una buona cosa, è c'è gente che ha brindato, ho visto sul web. Fa schifo moralmente. Ovviamente per me, figurati. Si può dare un giudizio morale, cioè, su questa gentaglia. Io, per esempio, io non sopporto politicamente un sacco di gente, ma non, cioè, la vita umana è un altro discorso. Ma scherziamo. Poi, guarda, mi dividevano tante cose, tanto da Pannella quanto da Casaleggio, ma nel momento della morte c'è il cordoglio, c'è la preghiera per chi crede. E basta, il resto è un di più. Senti, ma torniamo alle elezioni. Tu tempo fa, qui alla Zanzara, non solo alla Zanzara, hai detto una frase su un eventuale ballottaggio che adesso si è verificato. Renzi. E dunque voti la Raggi, cioè voteresti la Raggi? Io voto a Milano e quindi voto pa. Pronto? 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 Voto pa. Pronto? 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 Voto pa. Pronto? Pronto? Adesso ci ricolleghiamo. Ho sentito che vota Sala. Ivano, chiaro. Bologna, Ivano. Buonasera, ciao, sono Ivano. Dimmi. Volevo dire, io mi sono sentito anche un po' in colpa nel provare questa emozione, però effettivamente l'ho provata. Emozione. Sì. Quando ho saputo, perché l'ho saputo stesso adesso, da 5 minuti, appena ho iniziato Non sapevi che cosa, scusa? Che era morto l'onorevole Bonanno. Uno non è tenuto a essere collegato. Provato, scusa. E tu hai provato emozione, sei contento? Sì, devo dire, me ne sento in colpa, lo so, perché è una cosa brutta e cattiva, però me ne sento veramente... Che paese barbaro che è. Io ne godo, ho scritto un post su Facebook cattivo, nel quale godo, ho scritto che godo per la sofferenza dei suoi e per la... Stai scherzando, adesso. Siamo al cinismo più assoluto, è un'emozione che mi ha preso così, non so che cosa vi devo dire, io la voglio commentare. Che vuol dire un'emozione che mi ha preso così? Persona, non è mica semplice, lei è una brutta persona. Aspetta, io posso capire.
non sono una brutta persona. Una brutta persona. Non confesserei questo. Ma perché modo. Sei contento? Cioè, perché sei contento della perché morte? Perché mi ha indignato per anni e anni per televisione e avrei avuto tante volte la voglia di rispondergli, di dirgli guarda stai dicendo una cazzata, guarda stai dicendo una cazzata, guarda, e non ho mai avuto. E adesso questa sua morte è l'unico modo mio per rivalermi su una serie di cazzate che ho sentito da parte sua. Sì, ma tu capisci che c'è una sproporzione tra queste cose. Cioè tu puoi anche provare un senso di ripulsa, un senso di disgusto nei confronti delle cose che dice Buonanno, però la democrazia è anche questa, accogliere l'estremo. Cioè, hai qui, ragione. Hai no, ragione, allora la contentezza per la morte di una persona, uno la può provare se questa persona rappresenta veramente un grande pericolo secondo lui per l'umanità. Evidentemente tu consideri Buonanno un pericolo. Cioè, questo di pancia, è il punto. Di pancia sì, di pancia lo considero un pericolo. Ma considerare Buonanno un pericolo, però, oggettivamente, è un'esagerazione. Cioè, Buonanno è uno sì, che aveva delle idee che, peraltro, secondo me, al di là della comicità, al di là di alcuni scivoloni, eccetera, erano delle idee abbastanza condivise da una buona parte degli italiani sugli immigrati, sui rom. Beh, questo eccetera. Non giustifica quelle idee, no, non per è che se la maggioranza, era, ma assolutamente, anche il fascismo era un grande battutista. Votato, era un grande battutista, tra l'altro. Era uno sì, che c'era era una battuta pronta. Era un personaggio sì, goliardico. Sì. Non credo, ma poi tu dici che godi per la, anche per i familiari. Perché? Non lo so, sì, io ti apro il mio cuore, cioè ti dico proprio quello che provo. Ma ti apro il mio cuore, la tua fogna, non il tuo cuore, no? La no, tua... non dire la mia fogna, mia la tua fogna, sentire, perché se tu dici sentire. Ma se tu dici che godi perché per la sofferenza dei familiari, cioè amico mio, cioè godi per la sofferenza dei familiari, sei una bestia, un animale, una testa di cazzo, sei ufficialmente una testa di cazzo, o no? Va bene, grazie, io ho semplicemente espresso quello ma che ma non trovo. Hai espresso, è come dire, vabbè, sono contento per la sofferenza dei che i familiari soffrono, vabbè, ho espresso la mia idea, appunto. Amico mio. Vabbè, perché non voglio pigliare male parole con te. Che significa questo? Adesso non ma che ti sei fatto una canna? Che voce c'hai? Che voce c'hai? Sei fatto un po' una canna oggi o no? Che voce c'ho? Non ho bevuto un po', francamente. Hai bevuto un po'. Ah, ecco. Mamma mia, ragazzi, non se ne può più. Fermo, adesso ricominciamo con Salvini, se lo riprendiamo, fermo. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Cioè non fai squatting, cioè no, squatting è l'occupazione in realtà, cioè non fai la cioè non dividi l'appartamento. Pronto? 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 Cucù. Cucù. Cucu, scusate cucu, se vi ho disturbato. Vincenzo Salerno, vai. Ha richiamatelo, vai, che devo chiedere questa cosa. Vincenzo, vai. Ma dove sta andando il boxer? Dov'è? Che ne so, boh. Vai, Vincenzo, dimmi. Pronto, mi senti? Sì, ti sento, dimmi, dai, forza. Dunque, premesso che in tempo di pace non si augura la morte a nessuno, in tempo di guerra i nemici si ammazzano, quindi non togliamo ogni possibilità di fraintendimento. Visto che stai in linea con Salvini, vogliamo aggiungere qualche altro imbecille alla tua lista? Cioè? E cioè a tutti i sostenitori di Salvini, che ogni volta che muore un immigrato festeggiano sul suo blog. Allora? Che sì, sì. Vogliamo domandare. Sì, adesso. Imbecilli, adesso questi io chiedo. Adesso glielo chiedo. È qua. Allora, Salvini, c'è questo ascoltatore che dice: moltissime persone sul tuo blog, quando muore un immigrato, sono contenti. La stessa cosa che qualcuno esprime nei confronti di Buonanno dopo la sua morte. Un altro mi ha scritto dicendo: Salvini, però, non dice che quando attacca in maniera molto forte la Fornero, ci sono persone sul suo profilo Facebook, eccetera, eccetera, che si augurano le cose più atroci nei confronti della Fornero. Che dici? Come rispondi a queste persone? No, quando li becco li banno, li elimino, li cancello, li oscuro. Ma sicuro? La situazione della violenza non esiste mai, io mai mi permetterei di gioire per la morte di nessuno. La battaglia contro la legge Fornero è una battaglia politica, okay, però è una legge infame. Qualcuno sostiene che dicendo delle cose sulla Fornero istighi le persone agli istinti più violenti nella confronto. È una legge sbagliata, questo vuol dire quando che tu dici che quella deve Fornero. Andare in esilio, quella deve andare in esilio. Ho capito, secondo me ha fatto dei danni inenarrabili e dovrebbe aver vergogna a chiedere scusa e non andare più in televisione. Detto questo, le auguro di campare fino a 120 anni, ma mi auguro brevissima vita alla sua legge. Detto questo, non le torcerei un capello se la vedessi per strada, ovviamente sì, come persona normale. E quindi quando affonda un barcone, io mi incazzo con chi fa partire quel barcone, ci mancherebbe altro. Senti un attimo, io voglio sapere una cosa, ma io non ho capito bene dove abiti però, perché si è capito male. Buon anno, prego. Grazie signor Presidente. Guardi, io guardando l'orologio ho visto che oggi è il primo di aprile e mi è venuto in mente che poteva essere uno scherzo questa discussione con quello che il governo ci propone, con quello che la maggioranza vuole fare.
e ancor di più ieri quando ho sentito la Presidente della Camera fare certe affermazioni in difesa dei clandestini rispetto a chi va negli alberghi a 5 stelle. Allora noi non pensiamo ai nostri pensionati che magari mangiano acciughe, non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine. Allora io ho pensato che sia giusto, qua c'è una spigola. No, collega, rimuova spigola quella spigola, chiedo ai commessi questo di intervenire, la richiamo formalmente, la richiamo formalmente. Collega Bonanno, abbassi, collega Bonanno, la richiamo per la seconda. Collega Bonanno, lei è espulso dall'aula, allontanate il collega Bonanno dall'aula, forza, forza, allontanate il collega Bonanno dall'aula. Deputato Bonanno vuole intervenire, prego. Sì, signor Presidente, sull'ordine dei lavori, l'articolo 41 del regolamento. Io ho aspettato, sono passate 24 ore, signor Presidente, io volevo sapere che fine aveva fatto la Dicentrarcus labrax, cioè in maniera più volgare spigola, branzino o ragno di mare, perché mi è stata confiscata, io volevo sapere dove era finita e se qualcuno l'ha mangiata volevo Onorevole sapere che Bonanno, la lisca basta, fosse messa basta, agli basta, almeno la lisca fosse la messa smetta, agli la smetta, non disonori quest'aula, basta, andiamo avanti. Vi ringrazio ancora tutti, ringrazio la Presidenza, mi dispiace che non ci sia la Presidente Boldrini perché l'avrei voluta ringraziare in maniera sincera, perché se io oggi sono eurodeputato lo devo anche a lei per come mi ha trattato. Grazie ancora a tutti, arrivederci. Ci sono, dopodiché, ci sono. Allora adesso io ho imparato che i rom, gli zingari sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza eccetera eccetera, tutti gli altri cosa, no, sono la feccia della società, la feccia della società. No 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 no, ciao, grazie. Sei un razzista, no. Fai queste affermazioni sei un razzista, no, no. Perché ma la signora sono la feccia della società, scusate, no. E tu sei un razzista, no, ma il problema razzista non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te, no, che sei proprio fascista, no. Bravo. L'unica cosa che ha fatto Vendola è che al limite ha dato una mano al suo compagno, cioè ha usato una mano, perché sodomia e libertà alla fine fanno quello, cioè che cosa deve fare? Vendola non ha fatto niente, cioè di quel bambino di Vendola non c'è niente, l'unica cosa gli avrà dato una mano. Dai, dico, non è possibile, non è possibile, gli offro una banana magari, li sono gentile, io li faccio accomodare, gli offro una banana, magari vogliono un'insalata di finocchi, non lo so. Va bene, dove andiamo? Salerno, Vincenzo. Salerno, Vincenzo, vai. Pronto? Dai, dimmi. Solo culturale o anche professionale. Vabbè, Vincenzo, dai, forza. Dimmi. Disoccupato. Sì. No, sì. Perché vabbè, vabbè, ciao, facendo. Giuseppe Pescara, vai. Giuseppe? Pronto? Dimmi, pronto? Dimmi, Giuseppe, dai. Grande, Luciano, sei un angelo demoniaco. Sei riuscito a fare una trasmissione su Bonanno. Secondo me è lui che ti chiama adesso e ti sta dicendo come fare, come tu facevi con lui. Guarda, secondo me però tutto quello che sto impostato fa ancora capire una volta che tutte le discussioni che avvengono lì alla Zanzara sono un po', non dico combinate, ma sono fatte ad arte per fare trasmissione, questo lo sapete. Sì, voi, sicuro, perché siamo fatte tutto fatto ad arte, guarda, tutto è costruito. Come, è un po' come il wrestling che stai facendo un po'. Perché, vabbè, Giuseppe, che cosa hai chiamato a fare? Spiegami, che cosa hai chiamato dimmi, a fare? Cosa vuoi da me? No, perché stai facendo una trasmissione piena di ipocrisia. Perché Parenzo da Bonanno è stato toccato nelle sue corde più importanti, cioè se un e allora? Dice ho capito, ma come fa Parenzo a dire no, adesso mi dispiace davanti no, alla io ho detto semplicemente che io mi fermo di fronte alla morte, ma quello che pensavo delle sue idee l'ho detto e non è che ho cambiato opinione. Io non ho cambiato opinione, io penso davvero che lui sia stato uno un razzista per certe cose che ha detto, sicuramente. Sto parlando della propria razza, dei propri origini, tutto quanto. Se uno ti tocca e dice che gli ebrei devono essere sterminati, uccisi, l'olocausto e tutto, tu non puoi dire ah vabbè. No, a parte che non l'ha mai detto, l'avesse questo detto. Vabbè, allora non dire stronzate, dai. Simone Milano, dai, Simone. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao Giuseppe David, ciao. Ciao. Volevo su Bonanno, soltanto che sono stato anticipato da molte persone, non vorrei essere ripetitivo. Vai, vai, dimmi. No, volevo dire che per una volta, io che sono sempre contro David, diamogli un po' soddisfazione, perché c'ha ragione in pieno. Su che cosa? La vita umana. Tutto.
La vita umana va sempre rispettata. Mai augurare la morte, essere contenti che qualcuno muoia. No, dipende da chi è. Lui si è augurato e ha esultato per la morte di Priebke. Perché evidentemente considera. Vabbè, eri contento, dai, perché consideravi Priebke un assassino, un criminale, eccetera. Una cosa un po' diversa da chi è stato. Priebke ha ucciso. Non potete Priebke dare dell'ipocrita. Davide non è un ipocrita. Davide è un grande. Perché uno che lui, diciamo, tra virgolette, odiava, tra virgolette, uno con cui non si è mai trovato d'accordo, però davanti alla morte. Si è tolto il cappello e ha fatto le condoglianze. Non è un ipocrita. Vabbè, stato ipocrita. Ma guarda che io ho ricordato che in anni passati Almirante andò sulla tomba di Berlinguer. Cioè, e parliamo di Almirante, che comunque era un signore. Grazie, sicuramente... Simone. Roberto Padova, vai, Roberto. Cruciani, ciao. Dimmi. Grandissimo. Senti qua, io ho un'osservazione importante da fare. Che osservazione c'hai? Dimmi. Io ti capisco, però se tutte queste persone alla morte di Buonanno manifestano incazzature varie. Sì. E significa che qualche motivo c'è. Ma non è che che è la cloaca. Ma no, significa ma Buonanno non ha detto di cotte di crude nella sua vita, ma non c'è dubbio. Dunque, probabilmente ha stimolato l'odio di un sacco di gente. Ho capito, ma cosa c'entra questo? Erano sempre idee. Cioè, non ha quello che ha detto qualcuno oggi, cioè che lui ha istigato la violenza, è una puttanata. Cioè, non c'è qualcuno che dalle parole che ha detto Buonanno è andato a picchiare gli extracomunitari, è andato a picchiare i gay. Per fortuna, in passato è successo. Ma le condizioni perché in passato successo, ma un sacco di volte erano battute, dai, io lo conoscevo benissimo. In passato, però, è successo Renato Curcio. Ma che c'entra, dai, ragazzi, non diciamo stronzate. In passato è successo che dalle parole si è passati alla violenza. Lui faceva su argomenti che gli interessavano, che erano su cui la gente si incazzava, gli extracomunitari, faceva il grande teatrante. Questo era il punto fondamentale. Sì, d'accordo, però qualcuno, qualche campionomadi l'ha incendiato. Ma chi? Qualcuno incendia i campionomadi per quello che ha detto Buonanno, ma non dire forza, ma chi è che ha mai incendiato il campo nomadi? Dai, ci fu un episodio in provincia di Torino. Ma che c'entra? Ma mica con le parole di Buonanno. Non c'entra Buonanno direttamente con quella cosa, dai. Ovviamente. Buonanno non era un violento, nessuno di noi lo dice. Vabbè. Però il fatto che quelle parole generassero razzismo, su questo non c'è ombra di dubbio, dal mio punto di vista. Poi dopo figuriamoci. Enrico Bertolino con noi, buonasera. Ciao, basta, ragazzi. Ciao Giuseppe. Non ne posso più di parlare di Buonanno. Non ne posso più. Lo so, però è una cosa che è accaduta, lo so, anche la morte, sai che la morte spesso di personaggi controversi suscita soprattutto sul web, su internet, un casino pazzesco. Ma come stai, Bertolino? Io sto bene, sono vivo al momento. Perché ho saputo di quell'operazione alle emorroidi, volevo dirti che mi dico. Quella lì io la faccio ogni anno, è una pratica che faccio ogni anno. Ma come se non ce lo dici che ti sei portato? Scusa, dove fai? Tu ti capita di fare la pipì nel lavandino? Bertolino. Ma guarda, capita spesso perché noi anzi, soprattutto in Inghilterra dove non c'era il bidet. Ali Bergamo, Ali. Ciao. Dimmi. Mohammed Ali. Non c'è. Vai Ali, dimmi. È iniziato il Ramadan. Volevo manifestare la mia gioia per la morte di Nanno del Giardino, come si chiama? Buonanno. Non ho capito, scusa. In maniera molto semplice, in maniera così, anche con un linguaggio. Sono contento che è morto quel Nanno del Giardino lì di Buonanno. Cioè sei contento, Ali, origini marocchine, origini tunisine, che sei? Guarda che non mi chiamo neanche Ali, poi vabbè. Vabbè, ti chiami come ti chiami, non capisco perché devi nascondere il tuo nome. Comunque, Faisal. Faisal, ci dici? Di solito quando lo dico ci mettono tre ore a capirlo, Faisal, allora Ali è più semplice. Ma no, ma Faisal, perché siamo ignoranti noi, che siamo bestie, che non capiamo. Faisal sostieni in sostanza di essere contento. Giusto? Certo, sono contento. Per la morte di Buonanno. E come mai sei contento per la morte? Lo dici in maniera così semplice, anche con questa voce così pacata. Di solito quando muore qualcuno c'è anche... Ma questo qua veramente era una spazzatura della società, secondo me. Ma come si fa a dire delle cose semplici? Ragazzi, però... Lorenzo, io ti voglio un bene della Madonna, credimi. Ecco, capito, amico tuo pure, tra l'altro. No, ma io non ho questi amici violenti, non ho amici violenti. Tuo fratello maggiore dice pure, fratello maggiore, signor ma non Faisal. È fratello di nessuno, mio fratello signor Faisal è tuo fratello maggiore. Mio fratello si chiama Beniamino, non c'entra niente. Apparenza.
Ogni volta ti inchini, che hai detto? Ogni volta che incontri Parenzo? Mi inchino. Ma per carità, amico mio, accetta questa cosa, fai sala. Ma non accetto niente. Quale? Ma tu lo devi accettare perché sei una grandissima persona. Sì, continua pure così, va bene. Il male. Oggi è morto il male. Il bene è lì vicino. Ma io non direi, non dico, non ho mai detto. Allora, fai sala. Quando hai saputo della morte di Bonanno, che cosa hai provato? Tra l'altro io l'ho saputo tramite cioè, alle 6:30, cioè non lo sapevo neanche, capisci? Vabbè, d'accordo, l'hai saputo, l'hai saputo e che cosa? Sono contento, cioè oggi è stata una giornata molto stressante perché sono anche a digiuno, io sono musulmano, Sì, sono a digiuno e veramente, poi quando ho saputo che quello là è morto, io sono contento, che una volta che interveniva quello là, pregavo sempre Dio che questo qua veniva eliminato perché è una persona troppo cattiva. Perché ci sono quelli là che fanno audience, ma quello là era veramente cattivo, secondo me. Per cui sei più felice oggi? Felice, cioè, guarda, stappa una bottiglia, no? Ma magari c'è il Ramadan, dopo il Ramadan ne stapperò due. Dopo il Ramadan stappa una bottiglia. Dunque, il signor Faisal, musulmano di Bergamo, con tutta tranquillità. Sì, per carità, con tutta tranquillità. No, ma infatti... Io sono felice che quello là è morto. Basta. Parenzo, devi accettare. Frate, chiama fratello Parenzo. Parenzo... Ma... può anche non accettarlo. No, però digli fratello Parenzo, ti apprezzo, ti amo, ti esprimi a Parenzo la tua, come ma non esprima niente, io non mi esprima nessuna vicinanza. No, ma come carità, no, dice che ti apprezza, ti sostiene. Io non ho nulla con chi dice usa questi termini violenti, nulla a che spartire. Fai sale, digli che sei amico suo, che lo apprezzi. Ma per carità, il bacio della morte. Ma lo apprezzi Parenzo o no tu? Ma Parenzo è una, guarda, io Parenzo, guarda, è una cosa per me, è un'icona. Un'icona, benissimo, abbiamo capito tutto. Anche una sua icona, caro Ali, non Faisal. So se si chiama Faisal. Faisal, scusami, caro Faisal, sarò anche una sua icona, ma io non ho mai augurato la morte a nessuno. E vabbè, ma in queste cose siete diversi. Io non è che auguravo, cioè, beh sì, come no, hai detto ogni volta che lo devi, speravi che... è morto tra l'altro? Un incidente stradale. Quindi? Quindi buono. Ma come, che dice? Cosa sta dicendo? È una vergogna, non si può dire così. Ciao, è inumano, davvero, ciao. È inumano, totalmente ciao, inumano. Vai, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino. Signore. E devo dire la verità. Spacco tutto adesso, spacco tutto! Sono giorni che si parla di quello lì! Non Parigi sei chiara sala. Parigi. Basta! Spacco! Tutto! Non sapeva chi era Parisi, effettivamente il divino. Tutto! Il divino non sapeva chi era Parisi. Va. Tutto spacco. Nino tutto. Da Palermo, Nino da Palermo, vai Nino. Finalmente! L'udienza è tolta. L'udienza è tolta. Il demente è tolto. Pronto. Nino, l'udienza è tolta. Ragazzi. A un'ora che dai, ti dai Nino, dimmi, forza, forza. Dimmi, Luciano, ti chiamo di nuovo. Tre cose, Luciano, ti faccio impazzire stasera. Dimmi. Io sono quello dei cani di Palermo, ti ricordi? Solito dei cani, come no, Nino, numero uno. Dai, dimmi. E allora, innanzitutto, volevo promettere che, onestamente, quando muore qualcuno, uno dovrebbe chiudere la bocca e non parlare più. Perché quello non è che è un assassino come Tib o altre cose. Quindi bravo Nino, bravo Nino. Poi, questa è una minchiata tutta allucinante. Questa è la prima cosa. Bravo. Sai che Nino potrebbe diventare un editorialista della Zanzara? Nino, mi dico no, Nino. Io vorrei solo a qualcuno come te mi hai abbandonato. Ma volevo che ti ho abbandonato, dai, forza. La seconda cosa che volevi dire qual è? Sono tre. La seconda è su Sgarbi e la terza è sul sesso. Nino, pure tu stasera mi fai cazzare. 20 anni fa ci stai raccontando il tuo rapporto con una di 20 anni fa. Nino, ti chiamo domani, Ciao, domani. Ciao Gianluca. Ciao.